Erano degli ottimi amici, perché si conoscevano da molti anni. Come accennato prima, Susanna Vianello era un volto noto nel mondo della radio. Inoltre era figlia di due colossi della televisione e della musica, ovvero Edoardo Vianello e Vilma Goich. Anche altri personaggi dello spettacolo la conoscevano bene, e dopo la sua morte hanno detto che era una persona splendida e apprezzata da tutti. Ad esempio il giornalista siciliano Salvo Sottile, attraverso il suo account Twitter ha scritto: «Ci mancherà tantissimo. Donna dolce e generosa». Ma non è stato l'unico a spendere delle commoventi parole alla speaker. Il giornalista Tommaso Labate, rispondendo al collega Andrea Vianello, ha detto: «Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte». Il conduttore ha speso delle bellissime parole per la speaker radiofonica di Radio Italia anni 60 Roma. «La mia amica Susanna Susi Vianello è volata via. Abbiamo riso tantissimo. Non ti dimenticherò mai».